Buongiorno, benvenuti in diretta con il nostro format di Confiducia Toscana Sud in collaborazione con Canale 3. Siamo in diretta dagli studi di Siena. Ben trovate anche a tutte le persone che ci seguono in streaming, oltre che sul canale regionale 95. Tanti gli argomenti di oggi, spazieremo ovviamente su tutti gli aggiornamenti relativi alle normative in corso, l'approfondimento economico con il Sole 24 Ore. Ma abbiamo subito un importante ospite collegato con noi. Io do il benvenuto al dottor Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Ben trovato, presidente. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, stiamo vivendo ovviamente dei tempi molto complessi da tutti i punti di vista, l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica. Io vorrei con lei fare un po' un focus su quello che è il programma della Fondazione in questo momento, in questo periodo. Ci fa un po' un excursus? Ma sì, diciamo, la Fondazione in questo momento chiaramente cerca di portare avanti quelli che sono i suoi progetti, diciamo, strategici, gli obiettivi di medio e lungo periodo e insieme di cercare di far fronte a questa situazione di emergenza. Lei faceva riferimento al tema economico. Certamente è un grande problema. Noi cerchiamo per quanto possibile di, come dire, di svolgere un ruolo che chiamerei di sussidiarietà, cioè quello di riuscire a dare una mano al territorio laddove altri soggetti, in particolare, diciamo, tutta la normativa che a più riprese e in maniera in qualche volta anche un po' così, diciamo, non sempre perfettamente organica, diciamo, la normativa che è uscita e quindi cercheremo di, cioè, diciamo, il nostro tentativo è quello di inserirsi laddove ci fossero delle lacune o degli aspetti più burocratici o delle lungaggini, diciamo, a volte possono creare qualche problema, cerchiamo di dare una mano. Non è semplice perché siamo stretti tra alcuni vincoli che abbiamo come fondazione, che è quello di non poter erogare direttamente contributi alle imprese, non poter rilasciare garanzie e dall'altra percepiamo invece la necessità, l'urgenza, anzi, da parte delle imprese di avere liquidità, di avere disponibilità per far fronte agli impegni. Questo è sul piano, diciamo, più strettamente economico. Poi ci sono gli aspetti più di natura sociale, dove, insomma, cerchiamo di raccogliere quelle che possono essere le emergenze. Abbiamo già dato disponibilità di un contributo a favore del microcredito, aumentando i fondi di garanzia perché possa intervenire, diciamo, a sostegno delle persone, diciamo, più svantaggiate. E altre cose faremo nelle prossime settimane. Verremo incontro, penso, a tutto il tema, per esempio, socio-sanitario, del trasporto sociale. Ecco, cerchiamo di tenere contatti, diciamo, un po' con tutti i nostri interlocutori dei vari settori, dal terzo settore al mondo dello sviluppo, per cercare di dare contributi mirati, come ripeto, e soprattutto in funzione di ciò che non esiste già, cioè tutto quello che c'è naturalmente va utilizzato al meglio, noi ci inseriamo laddove ci possa essere qualche elemento, diciamo, di debolezza, insomma, sul territorio. Proprio durante questa trasmissione, pochi giorni fa, abbiamo dato la notizia, commentandola poi direttamente con Fabrizio Landi, presidente Toscana Life Science, di questa grandissima sfida che Toscana Life Science sta portando avanti, legato all'analisi sierologica per individuare gli anticorpi necessari per curare pazienti di coronavirus. Una sfida globale che parte da Siena, parte dal Toscana Life Science, quindi vorrei con lei proprio riprendere questo elemento e ricordare a tutti l'importanza di questo progetto che viene portato avanti Toscana Life Science con la fondazione che lei guida.
Dunque, TLS ha fatto questo accordo con lo Spallanzani di Roma, ma credo che in questi giorni abbia perfezionato diciamo accordi analoghi con altri anche ospedali, credo qui della Toscana, per avere diciamo, l'estrazione dal sangue di pazienti guariti dal coronavirus, diciamo gli anticorpi monoclonali per verificare la possibilità di ricavarne un farmaco, diciamo, in primo luogo. È un progetto naturalmente molto ambizioso, ci sono per fortuna direi tanti soggetti che lavorano in questa direzione. Sì, noi cerchiamo di dare un contributo, qui ci sono alcune necessità abbastanza corpose, direi, anche dal punto di vista finanziario, insomma, per sviluppare questo progetto di ricerca. Noi abbiamo cercato di coinvolgere anche altri soggetti, ci siamo rivolti alla nostra associazione delle fondazioni, presidente Profumo, Francesco Profumo, che si è subito attivato su questo fronte. Ci potrebbero essere delle risorse che provengono dalla Banca Europea degli Investimenti, forse, perché diciamo, abbiamo individuato una società che è in qualche modo gestore di una parte di questi fondi, ma che sono destinati a regioni del sud Italia, sarebbe esclusa la Toscana. Cioè, stiamo cercando di ottenere una deroga in questo senso e diciamo ci sono interlocuzioni con la Commissione Europea in questo senso. E poi Cassa Depositi e Prestiti, di cui siamo soci, e naturalmente poi anche noi siamo disponibili a fare la nostra parte. L'intervento è un intervento complesso, cioè questo progetto di ricerca a cui servono praticamente, stimato 5 milioni di euro, e accanto c'è un altro progetto molto importante che questo potrebbe portare degli sviluppi anche futuri, cioè quello della riattivazione di un sito produttivo che lì nella zona di GSK, lì a Torre Fiorentina, che è stato parzialmente abbandonato per alcuni anni, perché GSK ha trasferito la sua produzione a Rosia. Però questo laboratorio potrebbe ricominciare, diciamo, a produrre farmaci e vaccini. Però ha bisogno di essere riconvertito, anche lì servono alcuni milioni, il Ministero della Salute sembra interessato, insomma, ecco, ci cerchiamo. D'altra parte, oggi il ruolo della Fondazione Montepaschi è quello, credo, insomma, io almeno cerchiamo di interpretarlo così, quello di essere, come dire, in qualche modo dei facilitatori, dei collettori anche di risorse, dove non potendocela fare tutto da soli, cerchiamo di coinvolgere altri soggetti. Non è detto che ci riesca al 100%, ma insomma, ecco, ci stiamo lavorando intensamente e potremmo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, avere qualche, speriamo, buona notizia. Tra l'altro, Presidente, ricordiamo proprio a proposito di Toscana Life Science come questo progetto ormai sia diventato una realtà veramente importante, grande, di numeri grandi, ingloba tantissime realtà di eccellenza, quindi è veramente un fiore all'occhiello in quel filone legato al life science, alla biologia, al farmaceutico, che è una colonna portante dell'economia del nostro territorio. Non c'è dubbio, questo, diciamo, è una scommessa, direi, mi sentirei di dire una scommessa vinta da parte della Fondazione, che questa idea di TLS nasce dalla Fondazione oramai direi 15 anni fa, ecco, almeno, insomma, fra varie con varie vicissitudini, ma insomma si sta consolidando in modo molto, molto significativo. Diciamo che ci sono, mi sembra, quasi tra le 45 e le 50 imprese incubate, ci sono in totale oltre 400 persone che ci lavorano, di cui una parte minoritaria, 55 mi sembra, sono i dipendenti di TLS, il resto sono di tutte le aziende incubate. Tra l'altro, una di queste aziende incubate ha presentato una serie di progetti
legati alla ricerca sul vaccino contro la malaria. E qui c'è un fondo promosso dalla Commissione europea, denominato banalmente il Malaria Fund, che mette a disposizione una serie di risorse, e una startup incubata lì in TLS ha presentato almeno 4 progetti giudicati tra i più interessanti, diciamo, da sviluppare. E noi, questa è una cosa che abbiamo deciso a settembre scorso, abbiamo deciso di partecipare con un intervento da 1 milione in questo fondo, e se le cose vanno come noi pensiamo, potremmo, questa startup nel tempo potrebbe beneficiare di cifre molto consistenti, si parla di circa 60 milioni di euro per sviluppare questa ricerca sul tema di questo vaccino contro la malaria. Questo era il progetto come è nato. In queste settimane stanno ricalibrando le finalità proprio legate al virus, al Covid-19, e potrebbe partire un ulteriore nuova progetto di ricerca proprio sempre nella stessa direzione, che appunto questo potrebbe essere finanziato da questo Malaria Fund a cui noi partecipiamo. Quindi le premesse per svolgere un lavoro interessante su questo fronte ci sono tutte, e noi ci impegniamo molto su questo perché ci crediamo. Ci sono persone di grande livello che operano, a partire naturalmente da Rino Rappuoli, che è un po' il dominus in questa attività di ricerca, sto dicendo, che dal quale aspettiamo tutti con una grande attenzione, con qualche notizia positiva, ecco, per tutto il mondo, fra l'altro. Notizie positive. Un altro tessuto che sta crescendo è quello del progetto del SciHub, qui vede anche tra l'altro coinvolta Confindustria. Ce lo racconta? Sì, dunque, questo è un progetto che nasce, che è nato lo scorso anno. Noi nel 2019 abbiamo lanciato questo tema di Siena 2030, no? Ripensare un po', dare un contributo a ripensare lo sviluppo e la crescita del territorio da qui a 10 anni. E in questo percorso che abbiamo iniziato abbiamo incontrato alcune eccellenze presenti già qui nel territorio. All'epoca, mi riferisco a giugno dello scorso anno, abbiamo fatto una convention, chiamiamola così, al Santa Maria della Scala. Abbiamo ci siamo incontrati con delle realtà che il territorio nemmeno conosceva, cioè questa sinergia tra università e una in particolare azienda che ha sviluppato un intervento di ricerca molto approfondito nel campo dell'intelligenza artificiale, che è uno dei settori indubbiamente maggiormente attrattivi e maggiormente importanti. Allora abbiamo pensato che poteva essere questo discorso collegato anche a TLS, poteva avere uno sviluppo di un certo interesse, soprattutto legato proprio appunto all'applicazione dell'intelligenza artificiale applicata alla ricerca, nel campo delle scienze della vita. Faccio brevissimamente un esempio, Rino Rappuoli, mi pare, lo diceva anche ieri sulla stampa: per fare un vaccino occorrono tra i 15 e i 20 anni. Perché? Perché una volta scoperta la formula, la molecola, c'è da fare tutta una serie di test molto, molto prolungati per verificare che naturalmente questo vaccino faccia non solo bene, ma non abbia controindicazioni. Ecco, applicare a questo processo, a questo percorso, i temi dell'intelligenza artificiale, il raccogliere tutta una serie di informazioni, di dati che tanti soggetti nel mondo particolare della sanità hanno a disposizione, ed elaborarli attraverso appunto algoritmi e processi
ripeto, con l'applicazione dell'intelligenza artificiale potrebbe ridurre terribilmente questa durata, questi tempi e quindi portare dei risultati assolutamente interessanti e innovativi. Ecco, noi vorremmo partire da qui, poi naturalmente senza precludere altri ambiti di ricerca, ma questo ci sembrava che fosse un settore sul quale intervenire. Allora, è allo studio, ma anzi, è uno studio molto avanzato per la verità, la costituzione di questo Sci-Hub, che dovrebbe essere una struttura molto snella, costituita da un accordo di partenariato tra Comune di Siena, Università di Siena attraverso i suoi dipartimenti, alcuni dipartimenti di eccellenza che sono quello di ingegneria e robotica del professor Gori e del professor Pratichizzo e quello è il dipartimento di biotecnologie della professoressa Santucci, poi Confindustria, TLS, noi naturalmente, e poi una rete di imprese, ne abbiamo già contattate credo più di 15, provenienti prevalentemente dalla Toscana, ma anche da fuori dalla Toscana, che sono interessate a venire da noi, a venire a Siena. Abbiamo già individuato un luogo, una sede che è lì nella zona vicina a TLS, insomma, per capirci. Abbiamo già trovato questa sede e diciamo, sostanzialmente stiamo preparando l'inizio. Noi speriamo, diciamo che se non c'era di mezzo queste problematiche, insomma, del coronavirus, probabilmente eravamo pronti per partire, c'è stato un po' di rallentamento, pensiamo di poterlo fare comunque prima dell'estate, quindi di mettere insieme sostanzialmente tutta una serie di imprese insieme a TLS, ai soggetti che dicevo prima, compresa l'amministrazione comunale di Siena. Partire con questo progetto, ripeto, aperto a tutti i soggetti che si vogliono impegnare, sia i soggetti, diciamo, istituzionali che imprese che vogliono entrare. Fondazione naturalmente finanzierà questa operazione, di ricerca, coordinerà e finanzierà questa operazione di ricerca, con interventi. Diciamo, ci siamo dati un obiettivo di 2 o 3 anni per vedere se diciamo, questo percorso potrà decollare in maniera proficua, diciamo, per tutto il territorio e per tutti gli attori che in questo percorso saranno coinvolti. Presidente, oggi pomeriggio sarà una giornata particolare perché all'interno del palazzo della Fondazione verrà celebrata alle 17 una messa dedicata al Beato San Sedoni. Sarà presente l'Arcivescovo Lo Judice. Tra l'altro, per chi vorrà seguirla, questa emittente la trasmetterà in diretta. Un momento di raccoglimento importante, Presidente. Sì, oggi è una data importante, il 16 di aprile, perché il 16 di aprile del 1220, 800 anni fa, nasceva appunto il Beato Ambrogio, quello che poi sarebbe diventato il Beato Ambrogio Sansedonio, che è certamente il personaggio più famoso, diciamo, forse anche più importante, insomma, della famiglia Sansedoni. Diciamo proprietaria da cui prende il nome, insomma, il palazzo dove ha sede la fondazione, e dentro c'è appunto una cappella dedicata al Beato Ambrogio. Noi avevamo in programma di celebrare questo evento in maniera, diciamo, abbastanza rilevante, con un convegno, con una serie di iniziative, insomma, che purtroppo abbiamo dovuto quantomeno rinviare, non lo so, speriamo di riuscire qualcosa a fare. Però oggi a me è sembrato importante, come dire, sottolineare questa data, che non passasse totalmente, non fosse totalmente dimenticata, sia perché insomma, questa figura è una figura di grande importanza sotto il profilo naturalmente della spiritualità che ha espresso. Lui era un domenicano, un predicatore, si narra che addirittura sia morto nell'eccesso di predicazione, diciamo, nell'enfasi, in un eccesso di enfasi proprio nella predicazione, sia morto per questo. Naturalmente c'è anche qualche leggenda su questo, ma comunque la figura certamente dal punto di vista storico
storico, una figura di grande importanza, anche perché fu lui che riuscì a togliere l'interdetto al territorio senese che era stato, diciamo, proclamato dal Papa contro i senesi, appunto perché i senesi avevano sostenuto Manfredi di Svevia, che era si era contrapposto al Papa del tempo, ma fu opera del Beato Ambrogio questa, riuscire, diciamo, a ottenere questo, e fu tant'è vero che poi per tanti anni è stato corso un palio in onore del Beato Ambrogio Sansedoni proprio per ricordare questa cosa. Ma al di là di questo è una figura di grande importanza, noi insomma ci teniamo molto a questo legame e abbiamo pensato, appunto, sì, stasera di ricordarlo con la celebrazione di una Santa Messa d'accordo con l'Arcivescovo, e fra l'altro anche per ringraziare nell'occasione i padri domenicani che hanno donato alla Fondazione una nuova reliquia del Beato e che noi abbiamo naturalmente accettato molto volentieri e conserveremo tra le nostre cose più preziose in un reliquiario nuovo che abbiamo fatto appositamente realizzare da un artista, perché insomma, ecco, ci sembra che questo sia un elemento di memoria da non trascurare. Ringrazio, quindi ricordiamo a tutti l'appuntamento alle 17, oggi in diretta dalla cappella all'interno del Palazzo Sansedoni, il palazzo della Fondazione Monte dei Paschi, per la celebrazione dedicata al Beato Sansedoni. Grazie Presidente, buon lavoro, un saluto ovviamente a tutto il suo staff. Grazie, grazie a voi, buona giornata.